Desideriamo rassicurarvi riguardo le condizioni di salute di Loredana dopo l'incidente stradale avvenuto l'altro ieri notte. Loredana non è in condizioni gravi ma necessita di pochi giorni di ricovero in ospedale. Vi ringraziamo molto per la vostra vicinanza e per avere mantenuto un atteggiamento rispettoso in linea con la persona di Loredana. Per questo vi invitiamo a continuare a tenervi aggiornati solo dalle fonti ufficiali per avere notizie certe. Questo è quanto si legge nella home page del profilo Facebook dell'artista, che è stata trasferita all'ospedale civico di Palermo per i gravi traumi al volto e per questo è stato necessario il trasferimento al reparto di chirurgia maxillofacciale del nosocomio palermitano. I medici le hanno diagnosticato un trauma cranico-facciale con lieve interessamento della parte dorsale. Non versa, come detto, in pericolo di vita. In un primo momento è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio e dopo le cure del caso denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sulla sua pagina di Facebook e su quella dei fans club a lei dedicati è stato un susseguirsi di messaggi di affetto e vicinanza. La notizia dell'incidente dell'artista agrigentina ha fatto il giro di tutti i quotidiani nazionali e anche i vari siti di informazione si sono occupati del grave incidente. Ma sono i suoi fan, come detto, numerosissimi, che questi due giorni hanno voluto dimostrare la loro vicinanza con messaggi lasciati nella bacheca. Intanto non sono ancora abbastanza chiare le dinamiche dell'incidente e non c'è nemmeno la certezza che alla guida della Ford Focus ci fosse proprio l'artista. Non appena Loredana sarà in grado di rispondere alle domande dei carabinieri, si chiarirà ogni dubbio. Nel frattempo, come atto dovuto, i militari dell'arma hanno denunciato la cantante per guida in stato di ebbrezza con relativo sequestro della patente di guida.